Vi chiedo di scriverci, ora lo chiederò anche a Toninelli e a Toti, ma quanti di noi a casa si svegliano la mattina e hanno paura di diventare poveri o di rischiare di diventare poveri? Toninelli. Ma guardi, sono tantissimi. L'ultimo indice Istat ha dichiarato che il 30% degli italiani è vicino alla povertà. Questo reddito di inclusione è una mancetta che riguarda una minoranza degli italiani, 10 milioni e mezzo sono a rischio di povertà, 5 milioni sono sotto la soglia di povertà e questa mancetta qua viene data a meno di un terzo di questa popolazione. Io alla signora Tiziana dico, se il Movimento 5 Stelle andasse al governo, l'unica manovra che può salvare lei e gli altri 10 milioni di italiani è una manovra strutturale, che è una vera e propria formazione professionale e politica attiva per il reinserimento del lavoro, che si chiama reddito di cittadinanza, perché se la signora Tiziana... Ma qual è la differenza? La differenza è che è strutturale, dura per sempre, riguarda tutti i cittadini italiani maggiorenni. Cosa vuol dire che hanno perso il lavoro, sono disoccupati, inoccupanti e guadagnano meno di 780 euro. Ovviamente sono obbligati ad accettare delle condizioni, cioè a formarsi, andare presso i centri per l'impiego e soprattutto ad accettare il lavoro quando viene assegnato, se no perdono il lavoro qua. Il reddito di inclusione dura 18 mesi. No, dura 18 mesi nell'accompagnamento. Cerchiamo, la gente a casa mesi. Vuole capire, però, lo spiego io se siamo d'accordo. Perfetto. Il reddito di inclusione ti dà 18 mesi di aiuto, poi c'è una pausa, sì. Mi sembra, di 6 mesi, certo. E poi hai la possibilità di avere altri 12 mesi. Mentre il reddito sono da 190 euro sarebbe a circa 500 euro. Noi invece diciamo ai lavoratori che hanno uno stipendio bassissimo, ai pensionati che hanno una pensione bassissima, mai più pensioni minime a 500 euro, perché il reddito di cittadinanza, ripeto, manovra economica di formazione professionale, ti integra. Quanto quello... è il reddito di cittadinanza? 780 euro, ma non l'abbiamo deciso noi, l'ha deciso l'Eurostat, che ti dice che sotto i 780 euro sei povero. Io ho ascoltato con molta attenzione quanto affermato da esponenti di due vecchi partiti, i quali sono i responsabili della situazione italiana di pensioni basse e di tasse altissime. Oggi io sto ascoltando chi ha creato questi problemi vuole dare le soluzioni. Allora, ma ci rendiamo conto che Partito Democratico e Forza Italia hanno votato la legge Fornero e oggi afferma che ha mandato in pensione anni dopo i nostri anziani e che lascia a casa i giovani, che se gli va bene vanno all'estero e oggi ci vengono a dire che vogliono alzare a 1000 euro le pensioni. No, fermi, non è Forza Italia è stato l'ultimo partito che le ha alzate un po'. Di abbassare le tasse quando il problema delle tasse... Vi chiedo di non allargare troppo il discorso. Roda invade grandi capitali come Silvio Berlusconi. Ma stiamo scherzando. Si dice di voler affermare che è il suo prima capo di azienda, ora capo di partito. Abbassare le tasse, lo dico, chi c'è a casa, è quello che le tasse le ha evase per frodi fiscali, si chiama Silvio Berlusconi. Secondo, a Roma, per la prima volta dopo 30 anni, si è fatto, l'abbiamo fatto noi, un censimento delle case popolari e i primi sfratti li stiamo facendo noi, perché c'è gente che abitava in attici con vista Colosseo a 150 euro. Allora, anche i lavoratori non se ne erano mai accorti. Col Movimento 5 Stelle la legalità è la maggiore, principale manovra economica. Lascio da parte anche le case popolari.